Dance. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Fallout 3. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ho trovato un altro giocattolo Buttercup e li ho messi qua, accanto allo gnomo nano da giardino nano che ho trovato al V-Pit. Stanno bene qua, effettivamente, anche perché volendo cambiare arredamento della casa non posso farlo perché Moira mi vende solo quello scientifico e questo ho comprato alla fine. Lo scorso episodio siamo usciti dalla nave spaziale dopo un combattimento incredibile e abbiamo ottenuto un po' di cose interessanti, tra cui appunto la resina, che è una bomba di cosa, e ho anche preso un'altra armatura. Uno dei miei iscritti, adesso scusami ma non mi ricordo il tuo nome, mi ha detto che si poteva trovare un'altra armatura atomica simile alla nostra, cioè una T-51B però non invernale, ed eccola qui. È anche superiore alla nostra, che è quella invernale, ha gli stessi effetti, ma ha una resistenza ai danni maggiore, il peso uguale e il valore minore, probabilmente perché un pelo usata. Stessa cosa l'elmetto, come vedete la soglia danni è uguale, gli effetti sono gli stessi, però è l'armatura la cosa più importante perché è migliore della nostra. La nostra ha però come bonus maggiore che non si deteriora col tempo e con l'utilizzo, quindi io continuerei ad utilizzare questa, anche perché abbiamo l'armatura e il fire, che è una bella bomba anche quella. Ma nello scorso episodio abbiamo trovato anche, dov'è che sei? L'armatura Tesla, che è sì inferiore, però esteticamente è bellissima. Su quello non gli si può dire nulla, quindi probabilmente la metteremo più avanti. Come armi siamo sempre nello stesso punto del solito, ma ho deciso anche di portarmi, ho sbagliato, di portarmi anche il laser Gatling. So che ce n'è uno unico in giro, perché beh, è un'arma iconica del terzo capitolo. Non ho idea del dove, però andremo a cercarla, anche perché il laser Gatling è una bella bomba di danno, 127, e spara soprattutto veloce. L'Eugene invece è un 105, anche quella spara veloce, però usa le munizioni normali. Almeno nel laser Gatling usiamo un po' quelle batterie a energia che abbiamo. Lo speriamo tutti. Il nostro obiettivo, come ho detto alla fine dell'episodio scorso, oltre a continuare la storia e il prossimo DLC, ho deciso prima di andare in un posto che si chiama Oasi. È un bel po' lontano da Megaton effettivamente, ma fortunatamente abbiamo il segnale autoguidato alieno che non è lontano. Qua c'è il Volt 92, la discarica, il ripetitore, il bacino e le baracche del promontorio. Quindi noi ci muoviamo al segnale alieno, quello che ci ha fatto scendere giù dall'astronave. Eccoci qua, il punto è in quella direzione, quindi noi ci muoviamo circondati dalle lucciole. Oh, c'è un robot. C'è una cosa che io non ho capito di questo capitolo, come anche nel quarto. L'ho mancato. Perché ci sono così tanti robot a piede libero? Cioè, non voglio dire che non dovrebbero starci, però non capisco. Va bene, andiamo a combatterlo più da vicino. Com'è che lui mi colpisce, io no? Non capisco come mai ce ne sono così tanti in giro. Ci sono quelli dell'enclave e va bene, ma gli altri non so. C'è un cane. Eccolo qua. No, in testa. Poverino. Se c'era una cosa che mi piaceva tantissimo
di Fallout New Vegas, che vabbè, sinceramente ancora adesso mi piace. Mi piace molto di più probabilmente del 4, il 3, beh, manca ancora molto prima della fine, quindi non posso dare un giudizio affrettato. Se c'era una cosa che apprezzavo veramente tanto di New Vegas era anche la diversità negli animali, per dire. È morto? No, probabilmente neanche l'ho colpito. Va bene, ce ne andiamo, va bene. Oh, che seccatura. Va bene, mi rilassa. A quanto pare lui però ha visto me. E va bene, è il momento di fare un po' a botte. Intelligenza artificiale, signori. Missile e le munizioni, grazie. Matrix. C'è un Deadclaw, ecco perché avevano iniziato a sparare. Per un secondo ho pensato che sarebbe arrivato il misterioso e stronzo. Ah, madonna, pensavo ce ne fosse un altro, invece era solo il rumore in ritardo. Ci sono rimasto relativamente male. Oh, un altro robot. Ma quanti ce ne sono? Cioè, cos'è? Mi sto avvicinando magari a una zona in cui non dovrei avvicinarmi o è talmente protetta? Se posso dare una nota negativa alle armi di New Vegas, probabilmente è la scelta, o per meglio dire, il potenziale delle armi uniche a energia. Cioè, per quanto fossero belle e potenti, ammetto che come effetto e come tipo modalità di danno non mi piacevano alcune. Per esempio, la Pew Pew, che è l'arma unica. Cosa sono? Deadclaw, robot. La Pew Pew, che è l'arma. Ah, gli scorpioni. Vabbè, restatevene lì. Che è l'arma unica cercando i 50 tappi di Sunset Salsa Pariglia. Era sì potente, ma era un'arma molto lenta. Il che la rendeva veramente inutile. La rendeva un'arma pressoché inutile. Ammetto che sì, l'ho usata perché era potente, perché avevo tante munizioni, ma poi l'ho abbandonata subito. Avrei voluto veramente usare un'arma d'energia veloce, come quella, però era lenta. Era quello l'unico grande problema. Da qua muoio? Direi di no. Ma ci stiamo avvicinando almeno? Sì. Abbiamo anche superato le baracche, mi sa che erano quelle là sopra. Oasi, sto arrivando. Già che siamo in argomento Fallout New Vegas, vi faccio un paio di domande. Voi credete veramente che uscirà un Fallout New Vegas 2? O, comunque rimanendo nella stessa domanda, uscirà un altro Fallout sempre fatto dall'Obsidian? Molti dicono che la Bethesda non chiederà più l'aiuto dell'Obsidian perché se no, poi la Bethesda muore lì. Perché l'Obsidian oggettivamente con New Vegas ha fatto un capolavoro. Sei il precursore di Skyrim, puoi farcela. Eccoci qua. E seconda cosa, se lo dovessero fare, voi credete che avrà uno stile di gioco come Fallout 4, quindi il crafting, le armi che non si deteriorano, tutte quelle cose lì che. Gli insediamenti. Oppure uno stile più classico come il Fallout 3, oppure appunto Fallout New Vegas. Siamo arrivati? Sì, ci siamo. Siamo arrivati a Oasi. O per meglio dire, ci stiamo entrando. Ehi, ciao! Ehi, sei qui? Ti prego, avvicinati. C'è una cosa della massima urgenza di cui devo parlarti. Sbrigati, a lui non piace aspettare. Ok. Ciao. Sono davvero felice che tu sia qui. È da un po' che nessuno viene a farci visita e lui ha aspettato a lungo che arrivasse qualcuno come te. Se non ti spiace seguirmi, ti porto subito da lui.
Solo un momento, chi sei tu e cos'è questo posto? Non ho intenzione di seguirti finché non sta succedendo. Cosa diavolo stai indossando? No, vabbè, non ci interessa. Ehi, calma, vecchio, cosa stai blaterando? Certo, vai avanti. Mi spiace, nella concitazione ho esagerato. Sono padre Albero Pioppo e ho la fortuna di guidare la sua gente, i guardiani degli alberi. Oltre quel cancello c'è la nostra casa, l'oasi. Chi mi aspetta dentro? I guardiani degli alberi, non ho intenzione, devo andare. Sì, siamo i guardiani degli alberi, siamo il suo popolo. Se mi segui nel padiglione ti sarà spiegato tutto. Il padiglione dell'Expo. Forse un'altra volta, problemi urgenti, non se ne parla, stai palesemente fuori di testa. Ok, andiamo. Eccellente, seguimi. Presto ti verrà spiegato tutto. Va bene. Ciao. Come farebbe il grande uno? Vi diamo il benvenuto a braccia aperte. Madonna, che voce altissima! Abbiamo avuto solo una dipendenza e non era neanche voluta. Andiamo! Ah, che bello però! Sembra un po' Skyrim questo, effettivamente. Sembra un po' la piazza di Whiterun questa. Quello è un trono? Fonte della purificazione. Ok, prima spiegami, poi andiamo avanti. Non hai idea di quanto sia felice di vederti. Normalmente agli estranei è proibito entrare nell'oasi, ma lui ha Ma c'ho gli fatto occhi chiusi. l'eccezione. Non ho mai visto un posto come questo. Beh, siamo vissuti in un vault tutto il tempo e soprattutto in questo capitolo non c'è il vault 47 o 21, non mi ricordo. Quello di New Vegas pieno di alberi. Che posto strano, dove colleghi la tua roba? Questo posto mi spaventa, è molto peculiare. Allora, cos'era questa storia? Ok. No, suppongo di no. In effetti pochi di quelli che vivono al di fuori dell'oasi l'hanno visto. Tutto ciò che vedi, dall'albero più alto al più piccolo filo d'erba, è un dono, un suo dono. Da come dici lui, sembra che tu stia parlando di Dio. Chi sarebbe questo lui? Vorrei che potessi dirmi chi è lui subito. Possiamo tagliare le sostanze su lui e dire semplicemente chi è? Allora, cos'è questa storia? E Lui è colui che cresce, dà e guida. guida. Nessuno pronuncia il suo nome ad alta voce per rispetto a Sua Maestà. Per merito suo, ora i guardiani degli alberi hanno una casa. Potrei dare una mano, ma voglio risposte. Ok. Avrei preferito che fosse stato lui a presentarsi, ma comprendo la tua esitazione. Il grande è un dio albero. Un dio albero che vive, respira e parla. Per i Devo un po' guardiani degli abbassare la alberi musica. è una benedizione avere questo essere che veglia su di loro. Perché vi chiamate guardiani, guardiani degli alberi? Che nome strano, secondo me siete un branco di pazzi. Ok. Prima di rispondere, fammi abbassare la musica. Ok. Noi abbiamo a cuore questo posto e lo teniamo al sicuro da coloro che cercano di sfruttarlo. Lui dà a noi, quindi noi restituiamo a lui. È un accordo che ha funzionato bene per quasi 20 anni. Solo Noi 20 anni? rifuggiamo dalla tecnologia ed abbracciamo la natura. Questa è la vita di un guardiano degli alberi. Sembra più la vita degli elfi di Dragon Age. Se odi la tecnologia, perché fare uso di armi? Non usate la tecnologia, come vi difendete? Certamente, ecco perché l'acero mi ha sparato in faccia con un fucile. Vabbè, non ci ha sparato. Ok. La zona contaminata è un luogo ostile e a volte siamo obbligati a difenderci in qualche modo. Vedi? Se significa combattere con armi fatte in casa, così sia. Però il Se fucile noi ce l'ha la avessi tipa. chiesto di vederti, non avresti mai potuto avvicinarti così tanto ai cancelli. Sicuro? Ne sei proprio sicuro? Il che ci porta perché mi trovo qui, suppongo. Allora, cos'era questa storia? Bene, bene, andiamo al punto. Sì, certo. Mi dispiace. Non parlo molto spesso con gli estranei e tendo a perdermi nella conversazione. Mentre ti avvicinavi all'oasi, lui ha detto che stavi arrivando e mi ha mandato per incontrarti di persona e farti una richiesta. Vuole incontrarti.
Saresti la prima persona straniera a farlo da molto tempo. Ok, dopo ne parliamo di questa cosa. Sarebbe un onore. E dove posso incontrare questa persona? Sì. Persona. Per incontrarlo devi sottoporti alla cerimonia di purificazione. Una volta completata potrai parlare con lui. Quando te la senti possiamo iniziare. Solo un momento, cosa implica? Un attimo, non mi hai detto niente di una cerimonia, possiamo evitare questa nonsense? Non ci sono motivi per allarmarsi. Tutto ciò che devi fare è bere la linfa dalla fonte qui nel padiglione. La linfa purificherà la tua mente e il tuo corpo da tutto quanto potrebbe nuocergli. Ok, diamo inizio alla cerimonia, potremmo attendere solo un attimo, non ci sono ancora, dimentica l'intera faccenda. Ottimo, prendi posizione davanti al bacino e iniziamo. Vediamo, magari ci dà qualche potere nuovo. Basta andare qui? Quanta gente! Devo bere? Quando te la senti, bevi dalla fonte. Grazie. Bevi. Tutun, tutun, tutun. Mi sono strafatto di linfa. La benedizione per scacciare il male portato dall'outsider prima di entrare nel Grove. Vi ordino di andarvene, agenti di distruzione, attraverso il potere della sua volontà divina. Lasciate le nostre case e i nostri corpi. Abbandonateci e tornate in luoghi dove non potete ferire nessuno. Nel nome di sua frondosità, invoco la sua ira su di te, che tu possa sempre portarla addosso. E indebolendoti ogni giorno, scomparire. Se non servirai il bene dell'umanità, non rimarrà traccia di te. Chiediamo questo a colui che verrà a giudicare i vivi, i morti e tutto il mondo con la sua vegetazione. Manca lei. Ah no. Presto ti addormenterai serenamente. Al tuo risveglio assisterai di persona alla sua gloria. La luce. È stata una cerimonia intensa. Ah, wow. Sembra proprio una roba da Skyrim, effettivamente, questa. Quest'acqua? La Madonna. Anche sporca anche l'acqua qui. Ah, aspetta. Ah no. Ah sì, eccolo. Ciao. Io so, grazie al caro Ready Pixel, che questo è un personaggio ricorrente nella serie fino appunto a questo capitolo. Poi negli altri non so se mai apparirà in seguito. Però è un personaggio importante. Sembra un po' Groot effettivamente. Non mi ricordo il suo nome, scusatemi, però è importante che lui sia qui. C'è tutta una storia dietro. Bene, parliamogli. Ciao. Sono felice che finalmente tu abbia riaperto gli occhi. Non posso credere che ti abbiano costretto a quella stupida cerimonia. Meno male che la pensa così anche lui. Quando parlo mi sentono, ma non mi ascoltano. Capisci cosa intendo? Sì, capisco. Non ho mai incontrato un albero. Ok, dov'è il trucco? So che c'è un tipo di microfono da qualche parte. Neanch'io. Beh, voglio dire, parlo con Herbert, ma lui non mi risponde mai. Ha continuato a crescermi attorno. Forse perché lo chiamo sempre Herbert. Il suo vero nome è Bob. Però trovo divertente chiamarlo Herbert. Lui si diverte con poco. È interessante sta storia. Quindi si è intrappolato nell'albero dentro a questo Herbert, voglio dire Bob. Sto iniziando a sospettare che tu non sia sempre stato così. Di cosa diavolo stai parlando? Allora i guardiani degli alberi hanno detto che avevi bisogno del mio aiuto.
Beh, sei piuttosto intelligente. Vedi, Bob era sopra la mia testa. Affondava le sue radici proprio lì, capisci? Lui era un super mutante o slash un ghoul alla fine. Divenne più grande di me. E allora io andai a finire dentro. Sta morendo da quello che si sente così, effettivamente. Come ha fatto un albero a spuntare fuori dalla tua testa? Come mai è potuto accadere? Continuo a non capire cosa diavolo stai parlando. Ok. Come mai è potuto accadere? È stato molto tempo fa. Tendo a non ricordare. Tanto tempo fa. Stavo esplorando una specie di base militare. Mariposa. Un'altra gente. Credo che si chiamasse Mariposa. Che fa parte dei primi due capitoli o del primo. Quando notammo alcune strane vasche di questa nauseante melassa verde. Quando stavamo per partire, ci hanno attaccato. L'ultimo ricordo che ho di prima che perdessi i sensi è qualcosa che faceva cadere il mio amico in quella roba. Spero che i tuoi problemi si finiscano. Sono qui per aiutarti. Allora, i guardiani degli alberi. Senti, finiamola. Ok, voglio aiutarti visto che mi hai chiesto di venire qua. Beh, chiesto. Non hai idea di quanto sia felice di sentirlo. O meglio, di quanto siamo felici di sentirlo, Bob e io. Ti ho fatto portare qui per chiederti un semplice favore. Vuoi farmi il piacere? Lo sapevo. Uccidermi? Vuoi che ti uccida? Stai scherzando? Certo, dove vuoi che ti spari? Oh no, 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 non sarebbe un omicidio. Mi faresti un favore? Sai, sono qui da oltre 20 anni e le mie radici sono ben piantate al suolo. I soli amici che ho sono Bob e quegli squilibrati là fuori che mi credono una divinità. Che non ti ascoltano. Scusate. Come potrei riuscire ad ucciderti? Tu sei un albero. Se ti uccido, tutti i guardiani verranno a cercarmi perché non ti ammazzi. Come fa ad ammazzarsi? Oh no, 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 non preoccuparti per loro. Quando deciderai di andare laggiù, farò una breve chiacchierata con Pioppo e gli altri. Di solito non capiscono una parola di quello che dico, ma li convincerò. Come potrei riuscire ad ucciderti? Non sono un istituto di ricarica, vuoi tirare fuori i tappi? Eh sì, un albero, va bene, non ci frega niente dei tappi, siamo gli iperricchi. Come dire, mi sono sentito una sega elettrica? Disperso negli ultimi tempi. Credo che Bob abbia sparso in giro le mie interiora. Interiora. Sta veramente male, effettivamente. Dove sia finito tutto. Ma è sempre così con le parti interne, eh? Beh, una volta che te le spargono. Credo che Bob abbia portato alcuni dei miei organi nelle sue radici. Voglio che tu scavi e distrugga il mio cuore.
Senti, non voglio ucciderti. Posso avere un po' di tempo per pensarci? So che è una richiesta fuori dal comune, ma d'altronde io sono un albero fuori dal comune. Madonna, quanto sei lento a parlare, però. La tua storia mi sta Almeno piacendo, ma sei veramente lo è. lento. Lasciamolo come un invito aperto, allora. Non voglio aspettare la visita della prossima persona. Potrebbero volerci anni. Sei la mia unica speranza. Oh. C'è allora Herbert o è Bob? Herbert è l'albero. Bob è il suo vero nome, ma io lo chiamo Herbert Ma il suo nome perché lo invece? trovo divertente. Ma anch'io sono ancora qui, almeno Harold, ecco come si cosa che chiamava. rimane di me. Il nome Harold, vabbè, è uguale. Allora, io direi di farci un salvataggio e vedere un attimo se si può fare qualcosa un attimo fuori da qua. Vorrei vedere una cosa. Quest'acqua. C'era una porta, lo sapevo. Tutte ste pozze d'acqua nascondevano qualcosa effettivamente. So perché sei qui e nonostante ciò che pensa mia moglie, so che farai ciò che è meglio per l'oasi. Dopotutto, lui ha scelto te e non avrebbe mai voluto metterci in pericolo. Temo che Harold non sia un dio, è solo un umano che ha avuto una sfortuna. Lui non è un dio pioppo, il suo nome è Harold. Possiamo fare a meno di tutte le fesserie? Il suo nome è Harold. Ti sta mettendo alla prova, come ha fatto con noi. Vuole verificare se la tua fede è forte raccontando queste storie incredibili. Chi altro se non un dio potrebbe fare qualcosa di simile? Un Non bugiardo? preoccuparti, presto avrai anche tu la mia visione delle cose. Sapevi che il tuo dio vuole che lo uccida? Sai che Harold vuole morire? Sapevi che questa specie di albero fuori di testa vuole che lo uccida? Sì. Ho meditato un po' su quell'enigma e penso di sapere cosa sta tentando di dirci. L'influenza del grande sta crescendo e presto oltrepasserà i confini di questa valle isolata. Non possiamo permettere che l'Oasi attiri l'attenzione in questo modo. Sarebbe la sua fine. Come posso arrendermi uccidendolo? La sua influenza dovrebbe smettere di espandersi. Hai frainteso le sue parole. Lui vuole che tu annienti coloro che tentano di renderlo vulnerabile. Se si riuscisse ad applicare al suo cuore la stessa linfa che hai bevuto per purificarti, forse la diffusione si fermerebbe. Posso prometterti che non gli sarà fatto alcun male. È tutto quello che ti chiedo. Niente di più, niente di meno. E io ti sto dicendo che non hai capito niente. Altrimenti perché lui... Amo Pioppo. Ma a volte credo che non riesca ad avere una visione d'insieme della Qualcuno situazione. sano di mente. L'espansione della sua influenza non è una maledizione, è un grande miracolo, un vantaggio per l'intera zona contaminata. No, mi sono sbagliato. Non interessa a nessuno quello che importa al vostro dio? Certo che lo faremo. Non vede l'ora di condividere i suoi miracoli con il mondo intero, di far rinascere la morta zona contaminata. Nah, non avete Lo capito fa arrabbiare niente. senza motivo, ma Pioppo non riesce a vedere il dolore che provoca. Ma ora che sei qui, ho la sensazione che il vento stia per cambiare. Mi arrendo, fammi solo sapere cosa vuoi adesso. Credo di aver capito cosa vuole la vecchia. Ho sentito ciò che ti ha proposto mio marito. Io ti propongo un'alternativa.
La stessa persona che ha generato la linfa ha creato anche questo unguento. Se riesci a conquistare il suo cuore, ti aiuterà ad aumentare la sua influenza. Invece che nel corso dei secoli, la zona contaminata diventerà verde in pochi decenni. Immagina che splendore! Credo invece proprio di no. Sagar è qui per liberarci dai nostri nemici, per proteggere questo posto dai pericoli della zona. Tu che dici? Guardiano degli alberi cipresso al tuo servizio. Questa è la nostra piccola casa. Posso avere la chiave? Certo. Ecco, buona fortuna a te. Grazie. Ok, io vado. Lui non ha detto niente di questa storia, quindi la decisione è: uccidi, espandi, restringi. Sapete cosa stavo pensando? Che in tutti sti Fallout c'è un guardiano degli alberi. Ci sono un sacco di caverne, ma non c'è, non ho mai visto un pipistrello, un Mylurk. Quindi la cosa che gli solleticava i piedi erano i Mylurk. Vieni fuori. Eccone un altro. Vabbè, le rocce hanno salvato dal primo colpo, dai. Però è morto lo stesso. Questa formazione di abilità che ho fatto, Madonna, il Leyclurk, che ho fatto, ovvero quella dello Spav, è davvero interessante. Ah, ho ucciso il re Mylurk qua. Ehi, sali però. Aiuto. Sono sott'acqua, ma sono anche sopra. Help. Va bene, andiamo giù. Oh, che palle. Eccoci qua. È stato un viaggio lungo e intenso. Con un'armatura che pesa l'ira di Dio. Ma una cosa. Wow. Ah, era uno scarafaggio. Ma i Mylurk e i Leyclurk mica erano nemici? Cioè, io mi ricordo che non... che non potevano stare assieme. Credo. Non lo so, non mi ricordo. Eccoci qua, siamo arrivati in fondo. Quindi ora abbiamo una scelta. Appena troveremo il suo cuore. Però c'è un nemico. Ah, eccolo qua. Un altro re. C'è un tagliaerba che posso aprire. Credo di non averne mai visto uno in tutto Fallout. Carne a guscio morbido. Ok. Questa Nuka Cola è vuota? Di qua invece dove arriviamo? O dove siamo? C'era un piccolo insediamento qui. Le stampelle te le rubo, guarda, che fanno sempre comodo per i crafting. C'è un giornale della medicina. Ok. Quanto c'ho di medicina io? Medicina 93. Ok. Quindi possiamo utilizzarlo. Ora abbiamo medicina al 95. E vai. Ci sono dei nemici. Lì ci sono dei rifiuti che galleggiano. Quel Mylurk io lo ammazzo. Grazie misterioso estraneo che stai nuotando. Questa cosa è possibile? Sì, a quanto pare. C'è un cadavere. Comunque ci sono stati altri abitanti della zona contaminata allora. Cioè, altri estranei in qualche modo sono riusciti ad entrare tipo da qua. Però sono miseramente morti. Altri Mylurk? No, un altro re Mylurk.
Addio Re Mylurk. Fucile d'assalto, le munizioni, un altro stealth boy che prima prendiamo. Non so perché, ma mi credo che qua ci sarà qualcosa di grosso. Non dico tipo un Deadclaw, però qualcosa di simile. O magari ho aspettative troppo grandi io, come al solito. Un altro missile, delle sangue, uno steampack, dell'acqua. Beh, grazie di tutto, il pesce, e io me ne vado. Credo che siamo arrivati. Da 49... Minchia! Eccoci qua. Questo è il suo cuore. Siamo arrivati al cuore di Harold, Harold, quello che volete chiamarlo, lo chiamate. E adesso abbiamo il dilemma di cosa fare. Distruggi, applica, non fare nulla. La cosa giusta sarebbe distruggerlo per farlo smettere di soffrire. Applicare l'unguento invece sarebbe un bene maggiore. La crescita, interromperla invece sarebbe la cosa più stupida. Perché non sarebbe il bene di nessuno se non per loro. Io non so veramente cosa fare. Credo che la scelta giusta sarebbe distruggere il cuore. Il salvataggio ce l'ho. Se voi mi dite, guarda, potresti fare altro, ditemelo, perché io sinceramente non so cosa scegliere. Distruggo il cuore io. Anche perché l'unguento sarebbe la scelta migliore, ma non credo funzionerà. Harold alla fine era solo un mutante, un umano se vogliamo dirlo. Sei stato esposto alla mutazione di Harold e ora la tua pelle è coriacea come la corteccia di un albero. Attiva cuore di Harold. Il cuore di Harold è distrutto. Beh, credo che abbiamo fatto la cosa giusta io. Non credo di essere nel torto. Non credo proprio per nulla che a mettere una linfa avrebbe aumentato il suo potere di espansione. Non credo proprio. Eccola qua. Pelle dura, sei stato esposto alla mutazione, ora la tua pelle è coriacea, quindi ricevi 5% resistenza ai danni. 5%? Wow, è tantissimo. È tantissimo il 5%. Girati. Perfetto. E lì c'è... E il misterioso estraneo è apparso di nuovo. E per la seconda volta in acqua, per di più. Dance. C'è qualcuno. Eccolo. Credo che Harold prima di morire gli abbia detto qualcosa. Tipo, sto andando a fare un lungo sonno. Eccolo qua. Ehi. Il grande è morto, ucciso per mano tua. Non preoccuparti, non ho rancore nei tuoi confronti. Meno male. Devi perdonare la mia gente in un periodo come questo. Non sono abituati a sentirsi così smarriti. E per la prima volta non ho le parole per aiutarli. Devo dire che è una sorpresa che tu non sia più in collera con me. E io che pensavo che non avresti esitato ad uccidermi. No, la mia rabbia è rivolta a me stesso, non a te. Prima che tu gli raggiungessi il cuore, mi ha detto della sua volontà di morire e di come io l'abbia scambiata per un segno mistico. Come ho potuto non vedere tutto questo? Come ho potuto ingannare tutta questa gente? Non è colpa tua, dai. Se avessi speso più tempo cercando di conoscerlo, le cose sarebbero andate diversamente. Cosa ne sarà di Oasi? Sopravvivrai nonostante le difficoltà, non mi interessano i tuoi problemi. Anche se il grande ci ha lasciati, i ricordi che abbiamo di lui non ci abbandoneranno mai. Con l'aiuto del veggente Betulla, ho fiducia di poter mantenere viva l'Oasi e continuare ad essere guardiani degli alberi. Vai ora,
ma non dimenticarti mai i doni che il grande ci ha concesso. Già. Beh, Harold, il tuo dolore è finito e noi abbiamo guadagnato il trofeo. Quindi, signori, vi ringrazio per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.